Appena conclusa la sistemazione di questa vetrinetta che è, guardate un po', in questo spazio molto suggestivo che è quello del Quirinetta, un tempio del teatro che purtroppo è anche un'arte purtroppo molto abbandonata e trascurata, ma Riscarti lo vuole anche recuperare come luogo, un luogo suggestivo. E qui, appena conclusa questa vetrinetta da parte di Ludovica Cirillo, che insomma si distingue per l'utilizzo di oggetti di scarto nel settore tecnologico, tasti del computer e fili elettrici. Come mai anche questa volta ha voluto partecipare a Riscarti? Sono molto contenta di partecipare a Riscarti perché è una, diciamo, una community molto attiva con tanti artisti da anche diverse parti del mondo che si uniscono per celebrare quest'arte che è l'arte del riuso e quindi è un modo per riunirsi e anche per scambiarsi idee e valori come quello del riuso. E nei suoi progetti futuri che cosa vorrà fare? Beh, i miei progetti futuri sicuramente porterò avanti questo discorso del riuso e anche della sostenibilità, quindi non soltanto legato appunto al riciclo degli oggetti, ma anche a promuovere materiali più sostenibili, più rigenerativi e quindi insomma, non limitarmi a ciò che è il mondo della moda, del bijou, ma a ampliare il campo anche su architettura, esposizioni e quindi a un wide range. Grazie. Grazie.